Evviva l'Europa, evviva l'Europa che ci vuole bene soprattutto alle nostre aziende vinicole. Attendo che siate collegati, se mai mi permetteranno questi europei che comandano sui social network, anche italiani, di fare questo commento alla decisione delle etichette sulle bottiglie di vino. Ciao Martina, inizio a vedere un collegato, quattro collegati, dai. Oh, siamo già a quattro, incredibile. 17, oh, ma forse un ban leggero, dai, su 230.000 persone che seguono la pagina, vediamo in quante arrivate, no? Un centinaio magari. Perché noi dobbiamo parlare di questa cosa qua. Di questa cosa qua dobbiamo parlare. Che cos'è questa qua? Non faccio vedere l'etichetta perché non mi hanno pagato nessuno sponsor, io non prendo sponsor, quindi non posso far vedere l'etichetta. Abbiamo questa bottiglia, che è una bottiglia di vino, comunque no, questo è il vino Lambrusco. Che fra un po' si troverà un'etichettina sopra con scritto il vino uccide. Perché in Europa, no? Quei personaggi in Europa discutibili, molto discutibili, hanno deciso: ciao, ciao Wenbo, Wenbo Cheng, il mio amico Wenbo Cheng. E hanno deciso, Wenbo, visto che sei in diretta, dimmi, visto che hai tutti i parenti in Cina, Wenbo, lui è un mio caro amico che ha un ristorante, c'è un sushi bar molto buono. Wenbo, visto che sei in diretta, diccelo in diretta così ci bannano direttamente il video. Com'è la situazione in Cina e come la stanno raccontando? Visto che hai parenti a Chongqing, se non sbaglio, è vero che c'è questa pandemia generale? Scrivicelo in diretta, Wenbo. Vorremmo una risposta da Wenbo, tutti la vorrebbero. Aspettiamo la risposta di Wenbo Cheng. Detto questo, vogliono gli europei mettere un'etichetta, una cavolo di etichetta sulle bottiglie di vino con scritto il vino uccide. Il vino uccide. Può essere. Invece il vaccino no. Il vaccino fa bene. Il vaccino fa bene e il vino uccide. È vero? È vero, fenomeni? Fenomeni da baraccone. Non li chiamiamo i baracconi, no? Da noi c'è dei baracconi, le giostre, avete presenti in una parchi, i baracconi. E io, a chi vuole mettere l'etichetta col vino uccide, io proporrei di fare un giro con me sul calcio in culo, è bellissimo. Non serve neanche la giostra, non serve la giostra, ve l'assicuro. Facciamo un giro sul calcio in culo senza giostra, senza giostra. Però mi bevo prima due bottiglie di vino, così i calci in culo, li do talmente tanti di calci in culo che non si sente niente. Bellissimo, è una giostra bellissima, quella dove si prendono i pupazzini appesi. Invece che i pupazzini appesi, prendiamo i pupazzi in Europa appesi. Vi piace? Sul vino? Nessuna etichetta il vino uccide, perché quando vedrò un'etichetta con scritto vino uccide, la prenderò, la staccherò. Avete capito? Avete rotto le scatole con queste cose. E vi consiglio la giostra del Luna Park che si chiama Calci in culo, ok? Se volete, gli italiani vi fanno provare quella giostra, è bellissima, voi le vostre idee. E per dimostrarvi quanto me ne cazzo, me ne strafotte, scusate il termine, delle vostre etichette il vino uccide, meglio morire per un bicchiere di vino che morire con una cosa che fa rima con vino. E che inizia con vino, con la V di vino e finisce con la O di vino. Ok? Che non fa benissimo grandissime teste mangiate dai topolini. Vino! Me ne faccio quattro dosi. Anche la quinta dose di questo mi faccio. Alla faccia vostra. Mi faccio cinque dosi di questo e faccio 10 booster, se volete, di questo. Di questo, dell'altro. E la bottiglia è piena, non ho bevuto, semplicemente avete rotto le scatole, semplicemente siete la vergogna più totale. Voi queste manie qua, il vino uccide. Ho delle persone, la nonna della mia, di mia moglie, la nonna di mia moglie che è qua di fianco a me, a quanti, dillo senza far dire, a quanti anni è arrivata bevendo un bicchiere di vino tutti i giorni, tua nonna e tua nonna? Mio nonno e mia nonna, 100 e 103. 100 e 103 anni in Sardegna bevendoci un bicchiere di Cannon Out tutti i giorni. Avete capito? Rincitrulliti, avete capito l'inutilità della razza umana? Avete capito? È arrivata a 103 anni la nonna e 100 anni il nonno bevendosi tutti i giorni un bicchiere di Cannonau. Avete capito? Vediamo quanto durano invece quelli che si fanno tutti gli anni un booster. Vediamo, vediamo, vediamo. Io promettendo che non mi bevo tutti i giorni il vino, io lo bevo forse una volta a settimana. Un bicchiere, non so, però è un prodotto italiano, va difeso. Avete rotto le scatole, fate solo delle pagliacciate e avete veramente rotto le scatole. Ciao a tutti, difendiamo i prodotti italiani da questa gentaglia, difendiamo i prodotti italiani da questa gentaglia.
perché se non siamo noi a farlo non lo farà nessuno, perché i governi non lo faranno mai, non hanno abbastanza attributi per difenderlo, ve lo assicuro, né quelli di sinistra né quelli di destra. Dobbiamo essere noi a difendere i prodotti italiani. Il vino uccide. Questi due maroni. Ciao a tutti.